Io ovviamente sono Lidu e come probabilmente avrete intuito da questo abito giusto un pochino elegante, quest'oggi mi prenderò la libertà di fare un po' da professore per parlarvi di una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni, ovvero La Casa di Carta. Quindi mettetevi comodi, fatevi qualcosina da mangiare e noi cominciamo subito. Quindi sigla! Ma prima di cominciare con l'analisi effettiva di ogni stagione, vi spiego brevemente la trama. Un gruppo di criminali senza né arte né parte si trova all'improvviso catapultato all'interno di alcune delle rapine più grandi della storia. E partendo da ciò, prenderemo in analisi ogni possibile aspetto per rispondere a un sacco di domande. Parleremo della trama, dei personaggi, di come essi interagiscono, ma soprattutto perché Shadow non mi ha ancora dato i soldi per la Pandoro Challenge? Vedi che te muovi! Comunque, scherzi a parte, partiamo subito con la prima stagione. Nella prima stagione troviamo effettivamente le origini di quella che io definisco la saga della Zecca di Stato. Qui i nostri eroi si trovano all'improvviso catapultati in questo piano senza un motivo effettivo e qui troviamo una bella evoluzione di quasi tutti i personaggi. I personaggi riescono a rendere bella la trama con vari colpi di scena funzionanti e con tanto altro. Però c'è un problema all'interno della prima stagione, quella che io definisco la soglia dei primi 4 episodi. Ovviamente per alcuni potrebbe essere di meno. Questo perché i primi 4 episodi sono piatti, non hanno niente di nuovo, rischiano di rendere poco interessante la serie, ma grazie al cielo a un certo punto iniziano a crescere sempre di più, con colpi di scena ben studiati, con evoluzioni dei personaggi ottimi, fino a raggiungere l'apice col finale di stagione. La seconda stagione invece non perde un colpo, riesce a recuperare da dove ha concluso la prima, continuando questa escalation di colpi di scena, di personaggi ben studiati, rendendolo una cosa incredibile, delle volte anche folle. E finalmente quei pochi personaggi che non sono riusciti a spiccare nella prima stagione sono riusciti a valorizzarsi. Come ho detto prima, i personaggi che prima non riuscivano a spiccare sono finalmente riusciti a raggiungere il loro apice, creando delle scene incredibili, rocambolesche, creando dei colpi di scena degni di nota. E ovviamente, come ho detto prima, riescono a raggiungere l'apice con il finale di stagione, della seconda stagione, concludendo la saga della Zecca di Stato, ovviamente lasciando non pochi cadaveri. Non è spoiler, no, te che devi guardare, non è spoiler, non ti preoccupare. Però questa è la conclusione, ma come ogni cosa bella, ovviamente, c'è anche il suo momento di ricaduta. Oddio, adesso parlare di ricadute e disastro è un po' esagerato, perché all'inizio era anche riuscita a mantenere alte le aspettative come serie. Per carità, era anche partita bene. Era bello vedere i personaggi come hanno vissuto la loro vita da ricercati e da miliardari. Quindi, per un po', l'andamento sono riusciti a tenerlo. Poi però hanno iniziato a ricadere un po' nel banale, qualche risalita. Sono iniziati a sentirsi gli anni di questa serie e hanno perso un po' quella loro magia classica della Casa di Carta. La trama ha molte falle all'interno, riescono a giocarsi davvero poco bene le interazioni tra i personaggi, anche i colpi di scena tipici della serie, e i personaggi, non tutti, stanno iniziando ad avere delle ricadute, soprattutto quelli lì che abbiamo da un sacco di tempo all'interno della serie, e anche quelli nuovi ovviamente non scherzano. Abbiamo 3 nuovi personaggi all'interno del gruppo di ladri che non è che siano chissà che grande cosa, dovrebbero sostituire quelli che ormai ci siamo persi negli anni, ma non riescono a mantenere alte le aspettative sia a livello di trama che a livello di new entry che a livello di colpi di scena. E il finale di stagione mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, non tanto per quello che è successo, ma perché mi sarei aspettato una trovata un po' più originale. Ma prima di trarre le nostre conclusioni su questa serie, vorrei davvero annunciare e ringraziare uno dei personaggi più importanti della Casa di Carta. Ci abbiamo messo un sacco a cercarlo, a contattarlo, ma finalmente è qui, direttamente dal set della Casa di Carta, Berlino! Nidu, c'è un problema.
Non è venuto. Come non è venuto? No, fra. Ma t'ho detto di chiamarmi. Ma pensavo di avertelo detto prima. E che abbiamo? Ma t'ho detto di chiamarmi Berlino. No. Che facciamo? Scusami, te non ne sapevi niente di questa roba così, tutto all'oscuro? In realtà lo sapevo già. Come lo sapevi? Però abbiamo preparato un'alternativa. Un nuovo personaggio del cast della Casa di Carta. Chi sarebbe questo ora? Fossano. Fossano? Che... Fossano, vabbè. Chissà chi mi sono andati a chiamare. Fossano! Sei tu Fossano? Bassano, sei tu? In conclusione, la Casa di Carta, nonostante i suoi alti e bassi, riesce a mantenere quella magia unica. I personaggi sono ben studiati, i colpi di scena sono magistrali e la trama, anche se contorta, riesce a rimanere stabile, almeno per la maggior parte delle volte. In teoria la conclusione l'avrei dovuta fare con Berlino, però qualcuno qua mi ha chiamato Fossano, lo sciallo, quindi... Vabbè! Una mattina mi sono alzato, bella ciao, che mi sento di morire.